L'idea è nata nel 2012 quando avevo letto su un settimanale la notizia di un'isola grande quanto il Texas, fatta tutta di plastica. Allora ho pensato di andare sul posto, volevo andarci con una barca a vela e fare delle foto, insomma, fare un'opera su questo tema. Poi ho capito, che l'isola non era visitabile perché non era calpestabile, infatti la plastica è ridotta a pezzettini microscopici e quindi non si vede. Quindi quello era il problema. È diventata un'ossessione per me perché volevo fare qualcosa per poter comunicare questo problema. E ho chiaramente col mio linguaggio, che è quello dell'arte. Allora ho pensato che siccome queste chiazze nell'oceano hanno una superficie totale di 16 milioni di chilometri quadrati, che sono un continente praticamente, ho pensato di farlo diventare uno stato. Quindi sono andata all'UNESCO, ho fatto un'installazione, ho piantato la bandiera su questa installazione che simboleggiava un po' una delle isole, e da allora questo stato agisce come un vero stato. Infatti, pochi mesi dopo, durante la Biennale a Venezia, ho costruito nel cortile dell'Università di Ca' Foscari il padiglione nazionale con l'aiuto di tutti, dal rettore ai professori, agli studenti di questa università che mi hanno veramente dato una grossissima mano. Ho fatto questo padiglione e da allora in poi ho fatto tipo una decina o anche più di grosse installazioni monumentali in tutto il mondo e anche in luoghi istituzionali come il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, al COP 21 a Parigi e altro. Adesso il Garbage Patch State ha molte richieste, un po' da istituzioni, città, da molte parti. Quelle che abbiamo scelto per l'anno prossimo sono una grossa installazione sui Fori Imperiali a Roma e un'altra altrettanto grande al MoMA di Mosca. Si tratta di occupare una grande sala all'interno e anche di utilizzare la facciata di questo museo, con qualcosa che farò io in installazione.